Se c'è una cosa in cui l'universo eccelle, è il riciclaggio. Tutta la materia che circola nel cosmo è stata infatti creata quando l'universo ha avuto origine, 13,7 miliardi di anni fa. Da allora, non un singolo atomo è stato creato o distrutto. Hanno semplicemente continuato a combinarsi e ricombinarsi, ripetendo all'infinito il ciclo della creazione. A un certo punto, in un passato remoto, qualcosa ci dà una mano. Quando una stella muore di una morte spettacolare e semina anche il nostro piccolo angolo di galassia con tutto quello di cui avremo bisogno. Tutte le materie prime, tutto il ferro, il carbonio, il calcio, l'ossigeno e gli altri elementi che, miliardi di anni dopo, porteranno alla vita. Nel senso che, essendo fatti tutti dello stesso materiale, sia le stelle che la Terra, non esistono nemmeno più regni, minerale, vegetale, animale, che senso ha a questo punto? Anzi, direi che sulla Terra, che siamo facoceri, cetrioli o uomini, contiamo più o meno alla stessa maniera, no? Siamo sul fondo dell'oceano, nel caso ti fosse sfuggito. Ma come siamo sopravvissuti? Perché l'aereo volava basso, evidentemente. Sono riuscito a legarci a una spalliera prima dell'impatto. Mi sono rotto il braccio, nello stesso punto in cui me l'ero rotto alle medie. Che strano, vero? Pensavo che saremmo morti, Fitz. Siamo fortunati. Dobbiamo trovare il modo di uscire di qui. Troveremo una soluzione, no? Il problema è che non ci restano molti viveri, così ho già fatto i calcoli. Non fare più calcoli. Che vuoi dire? Fitz, hai paura? Sì. E ho anche fame. Anche io. Ho paura, fame no. Come pensi che sia? Morire? Beh, dipende da come muori. Annegare dovrebbe essere piacevole, a quanto pare quando l'acqua ti... Mi riferivo a dopo. Ah, sì, scusa. Mia madre è convinta che non si debba avere paura, perché assomiglia allo stadio che precede la nascita. E non era poi male, vero? È molto dolce. Anche se non me la passavo bene prima di nascere. Sotto sopra e il cordone ombelicale mi strozzava. Sì, ma intendeva prima del concepimento. Lo so che scherzi, va bene. Io adoro il primo principio della termodinamica. Pensare che l'energia dell'universo non si crea e si distrugge. Vuol dire che ogni briciola di energia dentro di noi, ogni particella, continuerà a far parte di qualcos'altro. Magari diventeremo dei pesci o dei microbi. Magari bruceremo in una supernova tra 10 milioni di anni. E ogni parte di noi una volta viveva sotto una forma diversa. Una luna, una nube di tempesta, un mammut. Oppure una scimmia. Una scimmietta. Una quantità infinita di altre cose bellissime. Con lo stesso terrore di morire che abbiamo noi. Ma ora hanno una nuova vita. Una bella, spero. Non a caso siamo insieme negli abissi. È qui che la vita è cominciata, almeno sul nostro pianeta.